Questa è la riflessione numero 9, l'ultima riflessione, intitolata Gesù Cristo, la tentazione globale. Leggiamo il testo di riferimento, Ebrei 13, versetto 8. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Cari giovani, vorrei prima di tutto ringraziare il Signore perché ci ha accompagnati in queste brevi riflessioni bibliche e vorrei ringraziare anche tutti coloro che hanno avuto la pazienza di seguirmi fino a questo momento. Vorrei prima di parlare del grande personaggio Gesù Cristo, riepilogare un po', leggendo almeno i titoli, delle riflessioni precedenti. Giuseppe, la tentazione del sesso facile, Mosè, la tentazione del potere, Caleb e Giosuè, la tentazione della paura, Davide, la tentazione della ribellione. Daniele, la tentazione del conformismo. Ester, la tentazione della viltà. Tommaso, la tentazione del dubbio. Saulo di Tarso, la tentazione dell'intolleranza. E come ho detto poc'anzi, il titolo della nostra riflessione questa mattina, concludendo questa serie di riflessioni bibliche, è Gesù Cristo, la tentazione globale. Parliamo del personaggio, del super personaggio, il personaggio dei personaggi. Gesù Cristo è il personaggio più noto, più discusso, più ammirato, amato e odiato. Si può contestarlo, si può criticarlo, ma non si può ignorarlo. La musica, la pittura, la letteratura, l'arte in generale, si sono impadroniti di lui, milioni di martiri nei secoli hanno preferito morire piuttosto che rinnegarlo. Anche oggi, in mezzo allo sfascio delle chiese cristiane apostate, folle di uomini e donne continuano a vivere mettendo in pratica i suoi insegnamenti. Gesù ha, per così dire, spaccato in due la storia, prima di Cristo e dopo Cristo. Sulla facciata monumentale, piuttosto faraonica, della stazione centrale di Milano, all'inaugurazione venne scritto a lettere cubitali, nell'anno 1931 dell'era di Cristo e nono dell'era fascista. Ora si può ancora leggere nell'anno 1931 dell'era di Cristo, perché il resto è stato cancellato nel 1945. Passano le ere degli uomini. L'era di Cesare, l'era di Augusto, l'era di Carlo Magno, l'era di Carlo V, l'era di Napoleone. Quella di Cristo rimane. La sua morte in croce, in mezzo a due ladri, è la vittoria più grande della storia. La sua ascensione
e intercessione e il suo prossimo ritorno alimentano la speranza di milioni di cristiani. Il suo amore per l'uomo e la sua misericordia attirano sempre e sono l'avveramento della sua profezia, la ricorderete, disse in Giovanni 12:32 e 6:37, e io, quando sarò innalzato dalla terra, cioè crocifisso, innalzato sulla croce, trarrò tutti a me, e colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Sì, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E adesso veniamo al fatto. In realtà, cari giovani, invece di un fatto, nel caso di Gesù bisognerebbe parlare di tutta una serie di fatti, perché in lui si sommarono tutte le tentazioni, come minimo tutte le tentazioni esemplificate nella vita dei personaggi visti finora. Perché? Perché la Bibbia afferma chiaramente che Gesù è stato tentato come tutti gli altri. Sì, Signore. E molti non lo sanno, o non lo ammettono, o non possono immaginare, e vedono un Gesù mutilato, vedono un Gesù senza vita, un'icona, un quadro, una statua, tutto quello che volete, ma non è il Gesù del Vangelo. Ripeto, la Bibbia afferma chiaramente che Gesù è stato tentato come tutti gli altri. Dopo il battesimo, lo Spirito, sta scritto, lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Vangelo secondo Marco, capitolo 1, versetto 12 e 13, e l'Epistola agli Ebrei ribadisce, Ebrei 4, 15, poiché egli, Cristo, è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. In ogni cosa, specifica l'autore dell'Epistola, senza commettere peccato. Le tentazioni che gli altri personaggi dovettero affrontare individualmente, egli le affrontò globalmente: il sesso facile, il potere, la paura, la ribellione, il conformismo, la viltà, il dubbio, l'intolleranza e moltissime altre tentazioni lo incontrarono dal deserto dopo il battesimo al Calvario, costantemente, spietatamente, ferocemente. Nella sua natura umana, come figliuol dell'uomo, egli le affrontò centuplicate dalla furia satanica. Peccato, cari giovani, che solo una minoranza di teologi smarriti dietro problemi marginali sulla figura divino-umana di Gesù concentri la propria attenzione su questo fatto importantissimo. Gesù ha dovuto sostenere una lotta senza quartiere contro le forze scatenate del male, il cui punto culminante fu il Getsemane, quando Gesù
sudò sangue. Ma tra le tentazioni elencate qui e tante altre ancora, la più grande che dovette sopportare fu questa. Fate bene attenzione, vi prego. La più grande tentazione che dovette sopportare fu questa. Quella di fare appello alla sua forza divina per venire in soccorso a quella umana, esemplificata soprattutto alla croce. Ecco, molti teologi, non la maggioranza, non si sofferma su questo fatto che per me è capitale, importantissimo, quella di fare appello alla sua forza divina per venire in soccorso a quella umana. E Gesù invece non usò mai, e meno male per noi, altrimenti la nostra salvezza sarebbe stata pregiudicata eternamente, non sarebbe avvenuta. Noi siamo salvati perché lui ha vinto. E il diavolo, naturalmente, mettendo in dubbio tutto, lo spingeva a fare miracoli, come vedremo. Ecco, io vorrei sottolineare questo fatto, che, ripeto, non è messo in luce dalla maggioranza degli studiosi della Bibbia, della cristianità, dei teologi. La sfida di Satana, attraverso la bocca dei capi ebrei, sacerdoti, scribi e popolo, era questa, mentre Gesù pendeva dalla croce. Vi ricordate il testo biblico? Rileggiamolo. Marco 15, dal 29 al 32. E quelli che passavano là vicino lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «E tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso e scendi giù dalla croce!» Allo stesso modo, anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, beffandosi, dicevano l'uno all'altro: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce affinché vediamo e crediamo». E già il diavolo lo spingeva a trasformare in pane le pietre del deserto dopo 40 giorni di digiuno. Vi ricordate? Gli apparve il diavolo e gli disse: «Ma se tu sei il figlio di Dio, ma dia a queste pietre che diventano pane, così ti sfami. Ma sei veramente il figlio di Dio?» E Gesù gli rispose con le famose parole: «Non di pane solo vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Ma il diavolo non se ne andò. No! Non se ne andò. Lo tentò nuovamente per altre 2 volte e Gesù ribatté con la parola di Dio. E quando il diavolo citò anche lui la parola di Dio, perché la conosce, come la conosce, cari giovani, la conosce meglio di tanti teologi, Gesù gli rispose con le famose parole: «Sì, ma sta anche scritto. Sì, ma sta anche scritto». Ecco, la reazione umana, vedete? Gesù è inchiodato al legno infame della croce tra 2 ladri, i famosi 2 ladroni, uno si salverà perché si pente, l'altro no, continua a bestemmiare e a ingiuriare. Gesù è stato inchiodato alla croce per i miei peccati, per i vostri peccati, per i peccati di tutto il mondo. Quelli che, guardando la croce,
sono prese da un sentimento di compassione, di pietà, per tutto quello che Gesù ha fatto per l'uomo, per me, per noi. Queste persone che esprimono riconoscenza a colui che è morto per loro, si salveranno. Quelli che invece si comportano come i sacerdoti, I sacerdoti, gli scribi, i farisei, i capi dei sacerdoti! Cosa vuol dire? Che c'era presente anche, erano due, Anna e Caiafa, suocero e genero, erano lì e lo insultavano con la plebe. Ma che sacerdoti? Quelli erano dei demoni. Erano scesi al livello più basso del popolaccio. Finalmente erano riusciti a tappare quella bocca che diceva troppe verità. E già, perché Gesù è la verità. Svelava i loro complotti, leggevano i loro cuori, ma non si rendevano conto. Non si rendevano conto che si trovavano di fronte a qualcuno infinitamente più grande di loro. Si rendevano conto? Io credo che si rendessero conto. È difficile esaminare questi problemi, ma se il sommo sacerdote, lì in quella specie di processo burla, farsa, tragica, se il sommo sacerdote, alzandosi, chiede a Gesù Cristo, chiede: ma tu sei veramente il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente? Quindi, se fa questa domanda, vuol dire che c'era qualcosa in loro. Era la voce dello Spirito? Non lo so, forse, che lavorava. Ma quando Gesù risponde, tu l'hai detto, cioè sì, io sono. E vi dico di più, voi vedrete il figliuol dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e gran gloria. Allora il sommo sacerdote si straccia i suoi vestiti per esprimere la sua indignazione, ed era vietato dal Pentateuco al sommo sacerdote di fare quel gesto. Era un gesto che colui che rappresentava la santità dell'Eterno non poteva fare, gli era vietato di fare, ma lui lo fa lo stesso, era fuori di sé, era indemoniato. Lasciamo a Dio il giudizio. Quindi si rendevano conto di lottare contro qualcuno infinitamente, ripeto, più grande di loro. Ma chi c'è di così infinitamente? Che cosa c'è di infinitamente più grande di noi? Chi c'è se non l'Iddio Altissimo, il Creatore del cielo e della terra? Ma questi erano andati troppo in là. Questi avevano trasformato la religione in un intrallazzo, in una vergognosa adorazione del potere, e tenevano schiavi milioni di persone per elevare se stessi. E siccome Gesù, nelle sue predicazioni, essendo la verità, essendo la parola di Dio, glielo disse molte volte, lo volevano togliere di mezzo. Quando qualcuno dice la verità, anche se non è il figlio di Dio, certo, ma è una persona onesta e si rifà ai principi del Vangelo, lo vogliono togliere di mezzo. Ma voi lo sapete. Ma quanti roghi si sono fatti nel Medioevo che hanno oscurato i roghi e le morti dei martiri negli anfiteatri romani, perché queste persone dicevano la verità. Di che cosa erano colpevoli? Di seguire Gesù Cristo, di seguirlo sul serio, di seguirlo onestamente. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice: chiunque
vuole vivere piamente in Cristo sarà perseguitato. E qui i persecutori che si scagliavano contro Gesù Cristo, crudeli, erano i rappresentanti della religione. Persecutori erano quelli. Gesù fu ucciso dai romani manualmente, come esecutori, ma i mandanti erano i sacerdoti, erano gli uomini di religione. Quanti uomini di religione come Saulo di Tarso fecero la stessa cosa. Ed ora Gesù è lì, in mezzo a due ladri. Ci sono poche donne, le pie donne, c'è soltanto l'apostolo Giovanni, il più giovane dei dodici. Poche donne sono lì, certamente piangenti, addolorate. Giuda l'ha tradito, gli altri sono scappati. Gesù è sulla croce coperto di sangue, di polvere, di sputi, di contumelie, e questi rappresentanti della religione di Israele lo insultano! Non insultano gli altri due, insultano a lui! Ma che gli interessava dei ladri? E allora lì, tu che distruggi il Tempio! Questa era la voce del popolino, che pochi giorni prima aveva gridato «Osanna, Osanna, il re di Davide!» Ma come si fa a cambiare in questa maniera? Si fa, in tutti i tempi. Nel 1945, io avevo 17 anni, ho visto tutta la guerra purtroppo. Bombardamenti, fame, lontananza da casa. Pensate, a 15 anni, perché mio padre e mio fratello erano nella parte occupata dagli anglo-americani in Sardegna, io a 15 anni divenni capofamiglia, un ragazzo di 15 anni. Dovevo mantenere mia madre malata e dovevo mantenere mia sorella di 11 anni e mio fratello che ne aveva due. Fu una vita dura. Io ho visto il cambiamento, il ribaltamento della situazione quando pochi giorni prima tutti gridavano «Viva il Duce!». Poche ore dopo le stesse persone «Abbasso il Duce!». Eh sì, per scampare dalle vendette dei vincitori. Quante volte noi sentiamo «Osanna e crocifiggilo!». «Osanna e crocifiggilo!». Ma quello che a me ha sempre fatto orrore non è che la folla era manipolata da questi manipolatori di menti, di anime. Quello che mi ha fatto sempre orrore non era tanto il popolo, ma erano i sacerdoti, erano questi preti. È detto qui, allo stesso modo, anche i capi dei sacerdoti con gli scribi erano gli studiosi, i teologi, gli amanuensi del tempo, uomini di religione, beffandosi, dicevano l'uno all'altro, ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il Messia, il re di Israele, scenda ora giù dalla croce affinché vediamo e crediamo. Figurarsi, credere quelli, ma per carità. E lì c'era scritto la parola che mi ha sempre colpito fin da ragazzino, Inri, Gesù Cristo, Nazareno, il re dei Giudei, che aveva fatto scrivere Pilato, e i sacerdoti andarono a protestare, tu non devi scrivere così, devi scrivere che costui ha detto, io sono il re Nazareno, il re dei Giudei. E Pilato, scocciato, gli rispose, quello che ho scritto, e la scritta rimane, Gesù Cristo il re dei Giudei, Gesù Cristo Nazareno, il re dei Giudei, messo in croce dai figli di Israele, almeno dei capi, scenda dalla croce, ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Secondo voi, cari giovani, avrebbe potuto o no Gesù Cristo scendere dalla croce?
Certo che poteva. Certo che poteva. E perché non lo fece? Il diavolo, ripeto, spingeva Gesù Cristo a fare un miracolo inutile. I discepoli stessi nel Getsemane si aspettavano che con un miracolo e dargliela coi miracoli. Ma io ho incontrato ma tante persone che invocano i miracoli, perché Dio non fa un miracolo, non mi guarisce, non mi fa avere la laurea, non mi dà un lavoro, non mi dà un alloggio, invocano il miracolo. Tutti sono assetati di miracoli. I discepoli nel Getsemane si aspettavano che con un miracolo Gesù si liberasse dei suoi nemici venuti ad arrestarlo. E forse anche loro alla croce, non è scritto, ma forse, invocavano nei loro cuori un miracolo, un grande miracolo. Come mai Gesù non faceva questo miracolo? Non scendeva dalla croce, non fulminava i suoi nemici, non li sgominava, non... Come mai Gesù rimane sulla croce? A soffrire. Come mai? Ve lo siete mai chiesti? Ma Gesù, cari giovani, i miracoli li faceva per aiutare gli altri, non se stesso. Non c'è mai stata per nessuno una tentazione più grande, ma Gesù la vinse, essendo in comunione con il Padre, prima della vittoria sulla morte e sul sepolcro, con la resurrezione, ci fu la vittoria su quella terribile tentazione. Scendere dalla croce, usare il suo potere per sgominare i suoi nemici, per ucciderli, comunque per confonderli. E poi? Se Cristo avesse fatto una cosa simile, noi stiamo ragionando per assurdo, ma cercate di capirmi. Se Cristo avesse fatto questo, noi saremmo stati perduti per l'eternità. Grazie al fatto che Gesù Cristo rimase sulla croce, non usò mai la sua potenza divina per venire in soccorso a quella umana, perché era figlio di Dio e figlio dell'uomo e figlio di Dio. Grazie al fatto che non usò mai quella potenza, noi siamo stati salvati, noi siamo salvati. E adesso, per concludere, supponiamo che, veramente per assurdo, lo ripeto, Gesù con un miracolo fosse sceso dalla croce e si fosse sbarazzato dei suoi tanti nemici. Lo ripeto, è un'ipotesi assolutamente assurda, ma la facciamo lo stesso. Cristo è l'agnello di Dio venuto per salvare l'uomo, non per scendere dalla croce per compiacere Satana, abbandonando definitivamente l'uomo al suo destino di eterna distruzione. No! Gesù era l'agnello che si è immolato sulla croce. Giovanni Battista disse quelle famose parole che vengono cantate in tutte le lingue, non soltanto in latino. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ma se noi, con i sacerdoti, con i preti del tempo, per intenderci, con la folla aizzata da questi preti, ci aggiungiamo a loro a dire, ma perché non, con un miracolo non scese dalla croce e si sbarazzò dei suoi nemici? Ma noi abbiamo capito poco del Vangelo, molto poco, poco o niente.
Noi siamo sempre per i miracoli, ma io ho sentito tanto parlare di questi miracoli, miracoli. Gesù Cristo doveva fare questo, doveva fare quell'altro. Ma che noi, poveracci, andiamo a dare lezioni al Maestro, ma sapeva lui cosa fare. Era proprio il momento cruciale, la tentazione delle tentazioni, la tentazione globale. E invece no, colui che dette la forza a tutti quei giovani che abbiamo preso un po' in considerazione, alla buona, che dette la forza di vincere su tutte quelle tentazioni, con l'aiuto del Padre riuscì a vincere quella terribile tentazione globale che avrebbe rovinato tutto il mondo. Se egli avesse aderito, se egli davanti a quella sfida vergognosa fosse sceso dalla croce, avesse fatto quel grande miracolo, ebbene, cosa sarebbe successo? Cristo non sarebbe morto per noi, ma Cristo è morto per noi ed è morto sul serio, non come quelli che non credono, che dicono tante stupidate, non era morto, era in catalessi, e poi tutte stupidaggini. Gente che non vuole fare seriamente il suo lavoro, gente che non crede, e se non credono faccio qualcos'altro, non facciano i teologi, facciano il meccanico, l'ingegnere, facciano, che so io, gli astronomi, facciano i medici, facciano tutto, ma non facciano i teologi. E invece usano la loro conoscenza, per modo di dire, per mettere il dubbio nel cuore delle persone. Oh sì, Gesù è morto. Secondo le scritture, dice Paolo. E secondo le scritture fu seppellito. E secondo le scritture, dopo 3 giorni, resuscitò la morte. È asceso al Padre, intercede per noi. Di là, come dice il Credo, deve venire a giudicare i vivi e i morti. Quindi non rimpiccioliamo, diciamo, il valore del sacrificio di Cristo, riducendolo a un miracolo che c'è stato, non c'è stato, come mai? Oh sì che lo poteva fare, ma non in quel momento. Sapete quando lo farà? Ah, lo farà quando ritornerà. Allora sì, perché ritornerà. Quando verrà trionfante, trionfante dal cielo in mezzo a milioni di angeli, ritornerà a giudicare i vivi e i morti, e tutti quanti saranno radunati davanti a lui. A questo punto noi dobbiamo chiarire un punto di estrema importanza per la maggior parte dei credenti. Cari amici, lo ripeto ancora una volta, perché vorrei che rimanesse chiaro, o almeno meno difficile, meno nebuloso. Si ritiene, si afferma che Gesù non poteva soccombere alla tentazione in quanto figlio di Dio. Eh no, era figlio di Dio, e dimenticano che era anche figlio dell'uomo, come figlio di Dio non poteva soccombere alla tentazione. Questo è un altro trucco inventato dal diavolo. Se questo fosse vero, ma non lo è, non lo è, la sua vita sarebbe stata una passeggiata trionfale, una finzione, in mezzo alla povera umanità decaduta. Lui, figlio di Dio, ma io ripeto, figlio anche dell'uomo, no, lui non poteva. E come non poteva? E chi lo dice? L'Epistola agli Ebrei dice che è stato tentato come noi in ogni cosa, senza tuttavia peccare. Vorrei citare Elena White, che a questa diffusa
credenza sbagliata, sbagliatissima, risponde logicamente. Molti pensano che il Cristo non potesse cedere alla tentazione. Ma in tal caso non avrebbe potuto prendere il posto di Adamo e vincere dove questi era caduto. Se dovessimo affrontare delle lotte più dure delle sue, allora non potrebbe esserci di aiuto. Ma il nostro Salvatore ha rivestito l'umanità con tutti i suoi limiti. È diventato uomo con il rischio di essere sopraffatto dalla tentazione. Noi non dobbiamo affrontare nulla che egli stesso non abbia affrontato. Egli sarebbe potuto scendere dalla croce, ma proprio perché non lo fece, i peccatori hanno ottenuto la speranza del perdono di Dio. Fin qui Elena White. Cari giovani, concludiamo. Voglio farvi una domanda. Voi credete che se Gesù fosse sceso dalla croce, questo avrebbe convinto i suoi nemici e li avrebbe convertiti? Ripeto, voi credete che se Gesù fosse sceso dalla croce, questo avrebbe convinto i suoi nemici e li avrebbe convertiti? Gesù, quando raccontò la parabola di Lazzaro, del povero Lazzaro e del ricco Epulone, disse alla fine: se non credono a Mosè e ai profeti, non crederanno neanche se un morto resuscitasse. Se non credono a Mosè e ai profeti, cioè alla Bibbia, la gente non crede neanche se un morto resuscita. Lazzaro, non il povero Lazzaro della parabola, ma Lazzaro, l'amico di Gesù, resuscitò, e voi ricorderete che molti vennero lì a Betania, dove abitava con le due sorelle Marta e Maria, per vederlo, no? Per rallegrarsi. Era morto, mai successo una cosa simile, morto da 4 giorni. Ma i nemici di Gesù Cristo, i sacerdoti, gli uomini che avevano in mano il popolo di Israele, dice, volevano uccidere Lazzaro perché attraverso Lazzaro molti credevano in Cristo. Ma proprio questi erano andati troppo lontano. Avevano commesso il peccato contro lo Spirito Santo? Noi non lo possiamo dire, però ce lo possiamo chiedere. No, non avrebbero creduto certamente in lui, no. Non sono i miracoli che convincono le persone, è la fede che convince le persone. Il fatto che noi respiriamo ogni momento e che io vi stia parlando da 46 minuti, non è un miracolo? Non è un miracolo la mia respirazione, i battiti del mio cuore, l'aiuto che il Signore mi dà, io ho la Bibbia in mano, e predico in casa mia, ma vedo decine, centinaia, mi illudo, migliaia di giovani e non giovani che ascolteranno queste mie riflessioni, che mi sono costate momenti di preghiera, momenti di profondo studio della parola di Dio. Non è un miracolo la luce del giorno che splende. Stamattina c'era la nebbia, adesso non c'è più la nebbia, il sole l'ha diradata. Non è un miracolo il bambino che passa per la strada,
nella carrozzina spinto dalla mamma. Non è un miracolo. Non sono un miracolo le stagioni. Non sono un miracolo lo scoppio della vita. Non è un miracolo l'estate, la primavera, l'autunno, l'inverno, ma tutto è un miracolo di Dio. Questi sono i miracoli che devono aiutarci a credere. Ma la gente è come se tutto gli fosse dovuto e invece niente gli è dovuto. È tutto un regalo. Io dico sempre, quando mi sveglio al mattino, Signore, ti ringrazio, questo è un altro regalo che mi fai. Mi dai la vita, mi dai la salute, mi dai la forza. No, non avrebbero creduto. Ma no, ma non avrebbero creduto. Avrebbero inventato altre cose. Infatti, le avrebbero inventate queste cose per negare la verità. Come negheranno poi la sua resurrezione, arrivando addirittura a prezzolare le guardie romane, inducendole a mentire? Dite. Mentre noi dormivamo, sono venuti i suoi discepoli e lo hanno portato via. E che avevano l'occhio bionico? L'occhio che dorme, l'occhio che veglia, bugiardi, le bugie hanno le gambe corte. Pensate, i sacerdoti che vanno lì, loro, i rappresentanti della religione di Israele, a indurre i soldati romani a dire delle menzogne, ma cosa avrebbero? Cosa avranno detto questi soldati romani? Ma questi sono pentagli da forca! Questi andrebbero crocifissi, non quel poverino che è stato crocifisso in mezzo a due ladri! Hanno negato la sua resurrezione! Dite loro, i rappresentanti della religione, i depositari della Sacra Scrittura, dite! Che quando noi dormivamo lì sono venuti i discepoli e l'hanno portato via. Lo dice anche il vecchio adagio, vi ricordate? Non c'è peggiore cieco di chi non vuole vedere e peggiore sordo di chi non vuole sentire. Ma anche gli increduli, gli atei, i non cristiani, per farsi capire, sono costretti a dire: siamo nel 2008, volendo significare dopo Cristo. Oppure, quando si parla di storia, Giulio Cesare fu assassinato nel 44 avanti Cristo, eccetera. Sì, cari giovani, è proprio vero quello che Gesù disse, e lo dice ancora. E io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. E colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Facciamo tesoro di questo invito per andare a Cristo se non siamo ancora andati, se non abbiamo fatto un'esperienza personale con Lui. La Bibbia continua ad annunciare: il Dio ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E Dio ci aiuti a essere Suoi discepoli. E il mio invito e la mia preghiera per tutti. Amen.